Sindaco, ieri il Presidente della Regione Campania De Luca ha usato parole molto forti per quanto sul tema dell'epidemia, ha detto Milano non si è fermata, poi si sono dovuti fermare a contare i morti. Lei come giudica queste parole? Ma parole vergognose, che non rappresentano il sentimento del popolo campano e meridionale, fatto di grande cuore e di grande umanità. Inqualificabili per il contenuto, per come sono state dette. Poi altra cosa è avere le proprie opinioni e le proprie azioni su come ci si è mossi durante la pandemia. Io l'ho raccontato, noi per esempio a Napoli abbiamo chiuso scuole, cantieri e fatte le sanificazioni prima che lo decidesse il Presidente Conte e il Presidente De Luca in Campania, mentre in altre parti hanno fatto scelte diverse, ma il linguaggio di De Luca è il linguaggio divisivo, con quel linguaggio non si riparte, con quel linguaggio non si unisce l'Italia, con quel linguaggio non si rappresenta la voglia di riscatto del popolo meridionale. De Luca è lo stesso che ha lasciato intendere che il popolo campano sia stato a casa perché lui ha impugnato il lanciafiamme. Pensate questo che concezione ha della dignità del popolo campano. Il popolo campano è rimasto in casa perché è responsabile, ha capito il pericolo, ha fiutato quello che accadeva in Lombardia, è rimasto in casa forse anche perché conosce le condizioni in cui è stata ridotta la sanità pubblica in questi anni in Campania. Quindi adesso è venuto davvero il momento di unire il paese con un linguaggio di solidarietà e di fratellanza e non con questo frasario che serve solo per una campagna elettorale che non serve né alla Campania né al paese.